Com'è nata l'idea di fare questo giro delle 13 cime con il tuo socio? Ma l'idea non è stata mia, ma è stata di Zil Pintarelli, che poco più di 2 settimane fa mi ha chiesto se ero disponibile a fare questa traversata delle 13 cime con lui. All'inizio, dico la verità, non sapevo nemmeno cosa fosse, poi mi sono informato e appena visto di cosa si trattava sono rimasto molto affascinato e quindi gli ho dato la mia piena disponibilità, ecco. Ti sei consultato con Robert Antonioli, dato che l'aveva già provata? Sì, l'idea l'abbiamo proprio copiata da Robert Antonioli e da Stefano Confortola, che avevano fatto questo giro 2 anni fa. E quindi l'intento era quello di ricalcare le loro stesse orme, sia per avere un riferimento, e sia perché ci sembrava una cosa sensata e ragionevole. E in più a Robert va sicuramente un ringraziamento, perché ci ha supportato, ci ha aiutato e ci ha dato qualche prezioso consiglio da Locals che è stato di grande aiuto e molto prezioso. E adesso lui va l'onere anche di riprendersi questo record, ecco. Da dove siete partiti e a che ora? Ma siamo partiti qua dal centro di Santa Caterina all'1:30. Abbiamo fatto la traversata classica delle 13 cime e siamo tornati qua dopo 7 ore 50. E l'itinerario che avete seguito? L'itinerario è quello classico delle 13 cime, ovvero siamo partiti da qua, da Santa Caterina, un po' più lungo del previsto, e abbiamo fatto la cima Signal, il Tresero, la Pedranzini, l'Usegù, il San Matteo, la Cadini, la Giumella, Rocca Santa Caterina, la Taviela, le cime di Peio, il Vioz, la Lincoln, poi abbiamo fatto Palon della Mare, la Rosel, la Roselin e il Cevidale per ultima, ecco. Mi scuseranno se ho sbagliato qualcosa, ho dimenticato qualche cima, ma per me le ho imparate tutte in questa settimana, quindi è stata dura ricordarsi tutti i 14 le cime. Condizioni meteorologiche sono stati favorevoli? Ma stamattina ci siamo un po' spaventati subito perché c'erano nebbie e nubi basse. Fortunatamente una volta saliti sopra i 2500-2800 metri si sono diradate e c'era sotto il lago di nebbia. E quindi è stato bellissimo perché c'era la luna che andava a illuminare questo lago di nebbia. Successivamente è sorto il sole anche e quindi anche era un'atmosfera stupenda, ecco, con i raggi di sole che filtravano sopra le nubi e quindi le condizioni meteorologiche sono state sicuramente favorevoli. Quali sono le difficoltà maggiori che avete riscontrato? Ma la difficoltà maggiore è quella legata un po' alle condizioni della neve. Abbiamo trovato un po' di neve crostosa all'inizio, però fortunatamente subito dopo abbiamo trovato neve molto dura, forse a tratti fin troppo, che sarà stato qualche problema, però sicuramente, ecco, molto meglio la neve dura che la neve molle, quindi le condizioni erano ottime. Durante il percorso avete incontrato persone, animali? Ma persone pochissime, 2 turisti, penso tedeschi, e sì, qualche pecora qua alla Signa abbiamo incontrato, e degli animali, eravamo poi i veri animali, eravamo io e lui, ecco, basta. E adesso come recupererete le energie? Recupereremo riposando e guardando cosa faranno gli altri su questo stesso percorso, ecco. E la prossima sfida? Ma la prossima sfida penso che sarà andare a riprendersi questo record, perché sono sicuro che Robertazzo sicuramente possa riprendersi questo record, anzi se lo riprenderà, e quindi vedremo, aspettiamo e attendiamo novità, ecco.